Ciao a tutti, amici della pesca a mosca, non. Oggi vi mostro come creo questi trailer hooks shanks. Cosa sono questi qua, per chi non lo sappia? Sono dei sistemi usati per lo swinging con le spey rod. Però sono le canne a mosca a due mani, tecniche di lancio e di pesca inventate dagli scozzesi. E su questi ami andrò a su questi gambi, diciamo, su questi shanks andrò a costruire questi streamers piombati oppure no, i quali hanno quest'amo così a penzoloni. Praticamente la funzionalità sta nel fatto che, essendo degli streamer abbastanza grandi, a volte il pesce attacca e non, diciamo, costruendoli su un amo normale, il pesce attacca e non rimane impigliato. In questo modo qua risulta molto efficace come sistema, avendo l'amo un po' come nel carp fishing, diciamo. Sono diversi modelli, tipi che io costruisco, piombati e non. Scusate per le inquadrature, ma non sono proprio pratico per queste cose. Veniamo a noi per mostrarvi la costruzione di questi hookshanks. Come detto precedentemente, me li sono Questi qua me li sono ricavati da degli ami vecchi a gambo lungo. Ho tagliato la parte posteriore dell'amo con l'artiglione e ho ricavato questi shanks. Si possono acquistare anche nei fly shops, però non trovo quale sia la differenza, sinceramente. Dopodiché servono degli ami, degli swing hooks. Io trovo molto buoni questi della OPST, ma questo è l'amo usato per questo tipo di artificiale. Sono anche molto buoni, non ricordo la serie, però il nome è Gamakatsu Octopus. Leggermente più sottili, si trovano anche in misure più piccoline, quindi trovate anche questi molto utili e funzionali. Poi serve del filo. Ci sono in vendita nel vari brand di fly fishing, vendono questi materiali appositi per questo sistema. Io ho trovato questo materiale in un art and craft e devo dire che sia per convenienza che per qualità molto molto buono. Praticamente non è altro che un filo ricoperto termicamente con una sottile guaina. Questo è molto molto sottile e morbido, allo stesso tempo resistente per questo sistema. Fatto questo, mi taglio il pezzo di filo che mi serve e faccio questo. Giustamente ho delle misure mie che mi sono studiato e ricavato col tempo. Scusate le inquadrature, però quello che sto facendo, sto infilando le due estremità del filo qui. Dopodiché andrò a girarlo in modo tale che viene bloccato sull'amo senza nodi e rimane dritto così con l'amo. Questo è molto importante. Tutto questo con un
filo abbastanza forte, io sto usando 3-0, Trio, in gergo del fly fishing. Blocco questo. Il colore non ha, io sto usando questo colore perché non lo usavo più e il colore non è importante. Mi prendo questa misura e almeno faccio così e mi trovo bene, funziona. Riporto la misura del gambo indietro dove andrò a legare le due estremità del filo sul gambo dell'amo. Con una leggera pressione arriviamo fino all'occhiello. Che giriamo le altre due estremità, li portiamo dietro, spero si veda. C'è un altro paio di giri in modo tale che non facciamo altri tagli. E con più pressione rispetto a prima ritorno indietro. In questo momento il filo, cioè l'amo, è già bloccato sul gambo senza problemi. Torno indietro e poi ancora in avanti con un pochino di pressione in più, in modo tale da fissare l'amo con il filo perfettamente sul nostro gambo. Un paio di nodi di chiusura. A questo punto io aggiungo anche, scusate, ma capita dietro il mio, ecco qua, un po' di, in questo caso ho trovato questa, uso un altro tipo di contenitore con il pennellino, però in questo momento va più che bene, è un ciano acrilato adatto per la pesca, è un po' più elastico rispetto al classico Super Attack ed è finita. Possiamo mettere ad asciugare insieme agli altri. Questo è il primo step per poter costruire questi intruders. Spero vi siate divertiti e abbiate trovato utile questo video. Ci vediamo al prossimo video, vi farò vedere come costruisco questi intruders su questi, diciamo, shanks. Ciao a tutti.